Allora, alla staffetta della solidarietà che parte da Sabaudia non poteva mancare il Ettore De Villa, che è il presidente dell'Avis comunale di Sabaudia. L'importanza di una iniziativa del genere oggi? Eh beh, un'importanza di un alto rilievo a mio avviso, perché la staffetta della solidarietà, la parola stessa dice tutto. Poi, tra le altre cose, in questo caso andiamo a ricordare la staffetta che avveniva di consueto 30 anni fa. Poi l'Aido a Sabaudia ha avuto un attimino di pausa, ma siamo sempre stati molto vicini all'associazione, e quindi oggi che si sia ritornati a rievocare questo evento è una cosa di un rilievo non indifferente. È storica questa collaborazione Avisaido Senza ombra di che dubbio. si ritrova da anni in tutte le città e in tutti i comuni, ma la cosa fondamentale è l'essere uniti per il bene comune. L'essere uniti per la solidarietà. Noi come Avis, perché siamo donatori, portiamo avanti la questione della donazione del sangue, l'Aido per un altrettanto nobile gesto, che è la donazione degli organi, che noi tutti oggi sappiamo quanto siano necessari e quanto sono lunghe le liste di attesa per la donazione degli organi. Quindi la cultura della donazione è senza ombra di dubbio una cultura che va tutelata, che va migliorata e spronata. Ettore De Villa, a chi vuole dedicare questa giornata particolare A al chi ne ha caldo? bisogno? A chi ne ha bisogno? Noi siamo per chi ne ha bisogno, quindi la dedichiamo a chi ne ha bisogno con tanti e tanti auguri. Grazie ancora. Si figuri.